Ragazzi, allora, siamo arrivati qua sotto e lì c'è da aprire questa porta. Allora, qui c'è una luce che arriva qua sotto. Quello è un riflettore a specchio, quindi secondo me deve andare a riflettere la luce su quel buco che ce l'ha in mezzo a questa porta e quindi aprirla. Proviamo. Vediamo. Perfetto. Funzionato. Proviamo ad andare a vedere cosa succede. Non vorrei mai essere sepolto qui, con la testa dietro qualche croce. Camminate finché avete luce, così che l'oscurità non vi sorprenda. Sembra un suggerimento. O una minaccia. Una statua, questa sembra. Santa Vergine Maria. Eh sì, Terza stazione. è la Gesù Madonna questa. incontra sua madre. Lo specchio è sporco. Ti tiro su. Andiamo. Luce indica la via. E adesso qua. Che è successo a questa gente? Sembra che la luce abbia attivato qualcosa. Pazzo. Mara! Tutto bene? Pieno di trappole sto gioco. Meno male che era un po' arrugginito. Deve essere la quarta stazione. Già. Diamo un'occhiata a questi affreschi. Devo usare la luce per seguire le stazioni della Via Crucis. Qui non c'è niente da raccogliere. C'è da Devo leggere. usare la luce per seguire le stazioni della Via Crucis. Eh sì. Allora, mi sa che bisogna usare questa luce qui. E vedere come fare, ragazzi. È un delirio. Allora, ci sono degli specchi ogni Via Crucis. Quindi. Dunque, attenzione, allora, c'è da ragionare, sì, ragazzi, qua sono enigmi che sono forti, forti, forti. Quindi secondo me dobbiamo spostarli in ordine di apparizione. Mi potrò sbagliare e poi si possono leggere. Secondo me sì. Allora, proviamo a farlo. Quindi per primo questo qua. Sembra che queste persone siano state torturate. Pensi al soffitto. Questa non era semplicemente una cripta. Vediamo, cosa succede. Ok. Vediamo. Ce la farò. Quinta stazione. Gesù cade una seconda volta. Capito. Ok, allora adesso infiliamoci qua dentro.
Attenzione qui perché c'è sempre. Cazzo. È quello che credo io. Di nuovo la Via Crucis. Con le mura. Non è blasfemo. Non è detto. Io ho fatto bere. Mamma mia. Tanta roba. Oppure erano solo malati. Deve essere la sesta stazione. Che cazzo dobbiamo fare qui? Allora, lì c'è una... Secondo me anche qui c'è da fare una combinazione. Ci sono tutte queste cose così fatte. Così Lopez ha ricreato la crocifissione con delle mummie. Non è blasfemo. Credo che questo fosse un luogo di culto per una setta segreta. Esatto. Metto che è la setta dell'opuscolo. Mm-hmm. Allora, aspettate, andiamo a vedere. Disgustoso. Meno male che non c'ero ai tempi di Lopez. Sono uguali, no? Ah, qui quando mettono Gesù in croce. Ah, aspetta, aspetta. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere. Un casino. Non farti contagiare da Lopez. Ha già causato abbastanza danni. Ok. Allora. Qual è il primo passo della crocifissione? Non so, forse c'è solo questo. È strano che ci siano solo sette stazioni. Deve essere basato su una tradizione più antica. Minchia che casino, ragazzi, qua staremo un po', Cade la prima volta e incontro suo occhio. Dopodiché Veronica gli deterge il volto prima che cada una seconda volta. Quindi viene crocifisso e infine sepolto. Allora bisogna metterli in ordine con la luce. Oh signore. Ma un casino, come cazzo si fa? Signori miei, è tosta. Allora, ci sono. Lui che viene preso. Viene messo in croce, poi viene sepolto dopo la sua morte. Allora. Tre specchi. La luce deve andare in ordine su quei tre specchi. Uno, due, tre lì in alto. E su quale deve andare però? Quello lì a destra, l'ultimo, è quando viene messo sulla croce e viene tirato giù dopo la sua morte. Ok. Allora. Qual è il primo passo della crocifissione? Non so, forse c'è solo fuso. Ok. E mo? Dopo che l'abbiamo centrata nel muro lì, il primo passo. Il primo passo è quello lì in mezzo, quando viene messo sulla croce. E adesso abbiamo tirato giù tutto qua. Eh sì, è andato giù tutto, allora bisogna farli andare giù? Mi viene il dubbio, Bisogna metterli in ordine. Allora. Andare a vedere. Lui gira, fa mai un cazzo questo qua. Qui porta la croce.
Qui viene messa la croce. E qui è crocifisso. Pesantissimo, eh? Come lo spingiamo? Secondo me deve andare sull'ultimo con la luce lì, quando viene messo in croce. Proviamo. Sì. Cazzo, sì. Ogni tanto ci si arriva anche con 53 anni. Comunque sono difficili certi enigmi, eh. Bisogna andare avanti con calma. Successo. Lopez ha voluto che il suo discepolo non morasse vivo e poi... Beh... Zero testimoni. Mamma mia. Cerca puttana. Lo scrigno di Ishe. Eccolo qua. Eccolo qua. Solo le mani di coloro che sono virtuosi potranno afferrare il destino dalle mie. Si riferisce a te. Ci ha condotti a questa ricerca assurda. Non abbiamo trovato neanche un indizio utile. Tenere lontana la Trinità. E la gente di Paitini. Ormai l'aveva totalmente ossessionato. Mo lo toglie e succede un casino, eh? Ecco, sapevo io.
lontana. Oddio. Lei dov'è? Non lo so. Io voglio solo lo scrigno. Fottiti! Allora non ci servi. Amaru! Fermi. Devi liberarlo. Mamma mia. Se lo liberi, ti consegnerò lo scrigno. Lara, che cosa fai? Sono morte troppe persone. Apposta. Purtroppo è vero. Sì. Tuo padre era in gamba. Me l'hanno strappato prima che potessi scoprirlo. Era mio amico. Era ossessionato, implacabile. Tu non lo conoscevi affatto. Si rifiutava di comprendere i rischi devastanti del suo lavoro. Doveva essere fermato. Tu mi hai fatto uccidere. Tuo padre alla fine avrebbe reso nota Mighty. Capito. Tutto ciò che amo, tutto quello per cui il mio mondo sarebbe stato distrutto. E il mio mondo invece. Andiamo, Lara. Sai bene che non è lo stesso. Lo è, se hai solo 9 anni, non ero che una bambina. La posta era molto alta, non capisci? Parlo di un'intera civiltà, secoli e secoli di indipendenza, migliaia di vite. Non ho avuto scelta. C'è sempre una scelta. Bello, Madonna. Qua è bello. Il top. Non è troppo tardi. Puoi onorare un lato e così ridare vita al sole. No, niente da fare. La minaccia deve essere eliminata. Sei un vile, egoista, bastardo assassino. E tu, Lara? Quante vite hai voluto spezzare? E per cercare che cosa? Lara, scappa! Fermatelo! Fuori dai piedi. Via, via, via. Attenzione. Oh Cristo. Ma che diavolo? Che tosti, Madonna. Minchia se sono tosti, però basta. Supera le truppe della città. Se cambia qualcosa negli ordini ce lo dirà. Il missionario spagnolo gesuita Andrés López, membro della Trinità, è stato inviato a trovare e recuperare lo scrigno d'argento di Issel, che si diceva fosse appaltito.
Invece di riportare lo scrigno all'alto consiglio della Trinità, ha preferito confessare il furto al suo vecchio amico Sincigilia, imperatore di Paititi e antenato di Unuratu. Insieme hanno attuato un piano per nascondere lo scrigno dalla Trinità. Lopez è andato a ovest di Paititi e ha fondato la missione di San Juan, disseminando fino a Cozumel indizi che avrebbero guidato i discendenti di Sincigilia. Durante la costruzione della missione e delle cripte sottostanti, la mente di Lopez è stata corrotta dal potere dello scrigno. Lopez si è convinto che nessuno fosse degno del potere del sole. È morto in solitudine, al buio, consumato dal potere dello scrigno. Poco dopo, una malattia ha decimato la popolazione di Paititi, portandosi via anche Sincigilia, l'ultimo a sapere dell'esistenza della scia di indizi che conduce allo scrigno d'argento. Silenzio. Torniamo a Cannes ed è tutto finito. Allora, chi facciamo fuori per... E poi... 2, 3, 4, 5. Signore, sentiamo un gran trambusto a nord-ovest. La situazione è sotto controllo. Ripeto, liberate questo canale. Qui Rourke, chiudo. Bisogna dargliene atto. È un bel posto di merda per vivere. Dobbiamo fare in un altro modo, no, così no. Così, no, così no. Ma era Rourke, quello appena passato. Sì. Dovremmo chiamarlo. Col cavolo. Se cambia qualcosa negli ordini ce lo dirà lui. Bisogna dargliene atto. È un bel posto di merda per vivere. Comandante Rourke. Questo ti convincerà a uscire. Ecco perché sono colpita. Mi sposto sul fianco. Un'altra. Continuate a sparare. Un altro uomo a terra. Non viene sposato. Sono sotto il fuoco nemico. Stronzi di merda, schifosi. Con chi avete pensato di avere a che fare? No, mi metto le trappole. Illustriamo un po' la zona. Ok. Pieno. Ammazzati tutti come dei coglioni. Ah, ecco. Ah, beh, questa non mi serve a niente. C'è niente da raccogliere almeno. Adesso non ci sia nulla. Devo vedere qua dentro, ma qui dentro non si può neanche salire. No.
Allora, calma, sangue freddo, rilassiamoci un attimo. Adesso di qua dove cazzo dobbiamo andare? Bene, pronti, via. Vieni, vieni, stronzo. È uno. Con Croft finiamo sempre a giocare a guardie e ladri. Adesso arriva l'altro pollo, eh? È finita, non ha via di fuga. Stronzi. John, dove sei? Sono nel canneto, qui non mi vedono. Resta al riparo, sto arrivando. Ok, allora. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Bene. Allora.
Dunque lì c'è una croce. Allora lì c'è una croce. Quindi adesso dobbiamo vedere cosa cazzo dobbiamo fare. Dunque. Ok ragazzi, qui pieno, questo non ci interessa nulla, quindi possiamo andare. Ok, qui il comandante, andiamo a caccia. Croft, lo so che sei là fuori, avrei dovuto ucciderti in Siberia, ma Dominguez non era d'accordo. Ho commesso un errore, ma ho intenzione di rimediare ora. Qualcosa non va laggiù. Sai, c'è ancora del rum in alcuni barili. Ci tenga, Jackson, pensa a lavorare. Cos'è? Ciao. Fa che stia bene. Madonna, quanti cazzo sono. Stile Butterfield da dietro. Così. Ti vedono qua. Spero non faccia stronzate. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Tanto non mi vedono perché c'è la siepe. Adesso questi bisogna ammazzarli bene, eh. Aspettate, assicurate, vedo!
niente da fare, questi hanno sempre armi cariche, tu non hai una granata, non hai... Oh Cristo, minchia, avessi lanciafiamme lì, li brucio tutti, questi pezzi di merda. Affanculo, bastardo. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Non ho abbastanza spazio. Ok. Quindi possiamo andare avanti, forse. Ci fermiamo ragazzi e ci rivediamo fra un po'.